Signori, quanto è importante, ripeto ancora, quanto è importante esultare al gol di un Maldini con la maglia rossonera in campionato. Quanto è importante il gol di questo ragazzo che è la terza generazione che ci fa esultare a quel bellissimo cognome, perché quel cognome sa solo di Milan. Daniel Maldini la sblocca, nostro DS la Sierra la chiude e niente, altri tre punti per noi, per ora siamo capolisti e la cosa che mi viene da dire è godo. Ciao ragazzi, sono il vostro nerd di fiducia, benvenuti al mio canale Nerd Rossonero, un nerd rossonero che sta godendo come un pazzo. Ragazzi, è bellissimo, è stata una partita di difficile gestione perché lo Spezia c'era, porca miseria come, ma sono quelle partite difficili, fra coltelli nei denti, che, che le grandi squadre portano a casa, perché sono squadre forti. Con pazienza, con gioco e tatticità, la sblocchi e la porti a casa. E infatti è successo così. Poi un pareggio, diciamo, strepitoso e anche meritato per quello che la Spezia ha messo in campo, ma poi giustamente quando hai un Selemakers on fire che mette le palle come se fossero baciate delle idee in persone, e poi c'hai questo Diesa affamato di gol, niente, è normale che la vittoria passa dal tuo porto. Giroud, un Giroud stanco, un Giroud si vede che è uscito dal Covid, da un infortunio, e si vede che c'è a ripiegare la forza migliore. Rebic è stanco anche lui, ha trainato la carretta fino adesso, quindi va bene così. Ma ragazzi, io sono contento più che altro per Maldini, perché il ruolo di Maldini non è un ruolo facile, lì devi macinare calcio, perché sennò non va bene per il Milan, e lui ha dimostrato con le sue giocate che ci sta, e in questo Milan ci sta e come, e che può dire le sue. Questo gol, il suo gol è bellissimo per tanti motivi, per la romanticità del calcio, perché sono sicuro che per lui la sua carriera al Milan non è una questione di soldi, più che della tradizione familiare, l'esultanza di Papa Paolo, cioè è troppo bello per essere rinchiuso solo con un semplice gol. Quindi niente, quella vittoria ci stava, adesso aspettiamo quell'altra. Il Milan timbra il cartellino a Spezia, ci voleva, e niente ragazzi, forza Milan, sono contento e ripeto ancora, godo. Leggo qua sotto i vostri commenti, la descrizione e campanella degli aggiornamenti. Alla prossima dal vostro nerd di fiducia, un bacione.